Ben ritrovati, miei blasfemi amici, a un nuovo e breve approfondimento sul ciclo di Cthulhu. In questo format parleremo di quelle divinità del ciclo minori, delle quali non si sa che poco è niente. Ma quel poco, ora lo saprete anche voi. Daoloth, il laceratore di veli, è una creazione dello scrittore Ramsay Campbell. Compare nel racconto The Render of the Veils, 1964. E nel gioco Fantasy Flights Arkham Horror. Si tratta di un dio esterno la cui apparenza è composta da una massa scomposta di forme geometriche, componenti metalliche e protuberanze cilindriche, con occhi sulle loro estremità in continuo movimento e mutazione. Daoloth è un essere che si espande oltre le tre dimensioni alle quali siamo abituati e che dimora in regioni anomale dello spazio-tempo, muovendosi costantemente per evitare la stagnazione. Come nella migliore tradizione dei miti, provare a osservare questa entità nella sua pienezza conduce alla follia. Il suo culto è limitato sulla Terra a pochi gruppi, il culto gnostico della Sacra Luce e il culto egizio di Maat, ma era noto ad Atlantide, Yugoth e Tond. I suoi sacerdoti astrologi sono in grado di vedere il passato e il futuro e di scorgere come gli oggetti si espandano tra varie dimensioni. Per evocarlo durante le opportune circostanze occorre un'immagine di Daoloth, un oggetto che non esiste sul nostro pianeta. La particolarità di tale creatura è che una volta evocata, nella piena oscurità, deve essere magicamente contenuta, altrimenti continua ad espandersi e ad espandersi. Forse a un tasso infinito. Se adeguatamente limitato e nutrito con il sangue dell'evocatore, esegue un servizio per il mago, per poi dissolversi. In genere, tutto questo è legato a fornire una piena consapevolezza della realtà. Coloro che sono soggetti al potere del dio senza adeguate protezioni vengono trasferiti su bizzarri mondi remoti, spesso perendo come risultato del processo. Qualora lo si riesca a incatenare e a proteggersi durante le opportune evocazioni, Daoloth consente di conoscere passato e futuro, di percepire dimensioni superiori e di rivelare la vera natura di una persona pronunciandone semplicemente il nome segreto che egli custodisce. Il dio consente di vedere le cose come possono essere realmente, oltre la limitata percezione dei nostri sensi, ma tale vista non può essere sopportata dai sensi umani e conduce quindi alla pazzia. Questo è tutto quello che sappiamo su questa insolita divinità del ciclo di Cthulhu, ma ricorda che il modo migliore per evocare gli antichi consiste nell'iscriverti al canale, commentare il video e magari fare una donazione o un acquisto dai link affiliati per sostenermi. Noi ci vediamo al prossimo blasfemo video.